L'ultimo scontro fra Carlo Valentini e la Lega Domese è andato in scena ieri sera. L'ex presidente del Consiglio Comunale, leghista della prima ora, ha ufficializzato il suo divorzio dal partito, una separazione non indolore che ha portato con sé anche le dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Per l'ex padano ora si prospetta una pausa dalla vita amministrativa e politica della città. Un'attività che lo ha visto protagonista per circa 30 anni, sempre fedele ai valori leghisti. L'annuncio, ancora una volta a sorpresa, è arrivato ieri sera, prima dell'inizio del Consiglio Comunale. Lavori, ancora una volta, svolti in modalità online. Dure le parole scelte da Valentini per il congedo dal movimento guidato da Matteo Salvini. Al centro dello scontro, la decisione del partito di appoggiare la ricandidatura di Lucio Pizzi a sindaco della città di Domodossola. Padano di ferro fino a qualche mese fa, Valentini ha bollato la scelta come inaccettabile anche perché non condivisa con i militanti. Non c'è stato confronto, ha detto, e ha anche parlato di errore politico. Ho tentato a più riprese di portare il gruppo dirigente a riconsiderare la linea, ma è evidente a tutti che la decisione è stata oramai presa, ha sottolineato ancora Valentini. L'ex leghista ha parlato di divergenze inconciliabili, che per coerenza lo hanno portato a decidere di staccarsi dalla vita politica e anche amministrativa. Tutti i gruppi consiliari, ad eccezione della lista Lucio Pizzi sindaco, hanno espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto da Valentini in seno all'Assemblea Municipale, prima come presidente del Parlamentino Domese e poi come consigliere comunale. Valentini non ha però svelato i suoi piani futuri, sibillina la risposta data a chi gli chiede se ha intenzione di impegnarsi nella campagna elettorale di ottobre. Vedremo, liquida la partita. Intanto la Lega deve decidere chi fra Luigi Contessi e Marco Bossi prenderà il posto di Valentini. Entrambi infatti all'ultima tornata elettorale hanno ottenuto pari preferenze e nei prossimi giorni si deciderà chi entrerà in consiglio.